Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito. Andate su federicosspzgames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di AdottMe. Oggi vi andrò a mostrare dei segreti, delle cose assurde per quanto riguarda AdottMe. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dream Pet, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox o se volete semplicemente giocare con me, andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti. Eccoci qui su AdottMe, ragazzi. Come avete letto dal titolo, come avete visto la copertina, in realtà non so neanche come si chiamerà il titolo e la copertina, ma non importa, cioè io adesso non lo so. Però oggi mi mostrerò delle cose per quanto riguarda AdottMe, per quanto riguarda libri e cose e oggetti e pet segreti di AdottMe. Ve li mostrerò tutti nel video di oggi. Spiego tutto quanto. Siamo qui su AdottMe, anche se in realtà effettivamente oggi non dovremmo neanche essere qui su AdottMe perché non ci serve a niente. Però volevo andare a vedere una cosa prima di procedere con il video. Sono in un server privato giusto per non avere uno che magari... Vai, prendiamo la civetta, va, perché non prendo mai la civetta. O forse no, prendo il Bad Dragon solo perché è vestito da compleanno. È il compleanno di AdottMe che fa 6 anni. E volevo andare a vedere in una zona specifica della mappa se c'era qualcosa, se c'era qualcosa o meno, perché ero curioso così. E poi vi mostro tutto quanto. Allora, volevo andare a vedere per i codici. Volevo andare a vedere dal municipio, qua da qualche parte. Credo sia il municipio. Non so neanche che cos'è quell'edificio. Credo però sia un municipio, questo qua. Avevo già fatto un video a riguardo dove praticamente con i codici vi davano uno Shadow Dragon Skateboard. No, ok, Redemption Kiosk è chiuso. Quindi no, praticamente non ci sono codici al momento. Ok, mi sono spostato in questo video news. E voi direte, perché stai guardando un video news che tra l'altro è vecchio? Perché è quello di questa settimana. Cioè, nel senso, leggete qui in alto. Adesso io magari provo a evidenziarvelo, ok, con il cursore. C'è scritto AdottMe Books. E quindi si parlano di libri di AdottMe. Fino ad ora non ci sono mai stati libri ufficiali di AdottMe. E ragazzi, qua ne parla. E adesso vi spiego anche un po' di cose. Praticamente, se scorriamo qua, dice: ho altro da raccontarti. E dice che hanno collaborato con Harper Collins, non so cosa sia, credo sia l'azienda produttrice, per pubblicare una serie di libri di AdottMe. E i primi due usciranno domani negli Stati Uniti e sono disponibili ora nel Regno Unito e in Australia. Questi qua sono i libri. Il diario di AdottMe Perfect Pet Journal. E dice che esce anche il libro di AdottMe Dress Your Pet, che praticamente ci sono enigmi, minigiochi e anche 200 sticker. E allora io cosa ho detto, no? Ho detto, ma ok, se sono disponibili nel Regno Unito e in America e in altre parti, saranno anche disponibili in Italia forse. Un po' non ci speravo perché non è mai disponibile niente in Italia, ma ragazzi, sono andato su Amazon e li ho trovati. Infatti, se andiamo qui su Amazon e scriviamo AdottMe, come potete vedere abbiamo dei libri, anzi ne abbiamo ben due perché non ce ne sono altri. E momentaneamente, adesso poi vi faccio vedere anche altre cose, ci sono questi due libri qua. Uno costa 12,01 e uno costa 8,40. E dice, adesso ve lo traduco, che praticamente questo libro è un must have, cioè dovete assolutamente averlo per i pet, per decorare la tua casa, per giocare. Qua qual è, tra l'altro? Ah, il journal, ok. E dice che ci sono, puoi tenere traccia dei tuoi trade, sbloccare cose. Insomma, dice il regalo perfetto per i fan di AdottMe. Poi c'è un altro libro, che è questo qua, che si chiama Dress Your Pet, quindi vesti il tuo pet, con 200 sticker, che costa ancora meno, costa 8,40. E questi qua, ragazzi, sono libri ufficiali. Infatti, se vedete qua, c'è scritto di Uplift Games, quindi è ufficiale di AdottMe, ok? E ragazzi, si spediscono in Italia, quindi li potete trovare. L'unica cosa è che sono in inglese. Dice che qua puoi vestire i tuoi pet, che puoi completare sudoku, trova le differenze, labirinti, sticker e tante altre cose. E anche questo dice regalo perfetto, vabbè, solita roba per i fan di AdottMe. Adesso, se noi andiamo a schiacciare proprio qua su Uplift Games, ci sono altri libri. C'è Inside the World of AdottMe, che questo qua sembra molto interessante. C'è anche Annual 2024. Oh mio Dio, questo non l'avevo visto. Questo qua non l'avevo visto. Si chiama AdottMe The Essential Handbook. Ok, non so cosa sia veramente. E c'è anche questo.
che è ancora più tardi, ok? Perché ci danno anche le date di uscite. Cioè, questo qua, allora, questo qua che non ha neanche l'immagine momentaneamente, dice che esce il 5 marzo 2024, quindi esce addirittura fra un anno. Questo qua esce febbraio 2024, quindi anche questo fra un anno. Questo qua esce il 31 agosto, e sono molto molto curioso. Questo qua voglio poi andare a vederlo, ad acquistarlo. E c'è anche questo qua, Inside the World of Adopt Me. Adesso io li vado ad aprire entrambi i link. Allora, questo qua che è quello annual, vediamo cosa dice. Scopri... Ah sì, è questo qua quello che mi interessava, perché dice, adesso vi dico qua cosa c'è scritto. C'è scritto: completa le attività, vai alla caccia tesoro, incontra gli sviluppatori e chi ha creato il gioco, insomma, per conoscerli meglio, perché in realtà non sappiamo niente. Ci sono poster, puzzle, ah no, non è questo quello che mi interessava, raga, niente. Ci sono poster, puzzle, trucchetti e altro. E poi forse quello che mi interessava era questo qua, all'interno del mondo di Adopt Me, credo sia questo qua. Perché questo dice, preparati per trasformare la tua esperienza su Adopt Me. Questo qua è super interessante, raga. E dice che all'interno della guida ci sono, per i fan e per i giocatori, uno sguardo all'interno delle ultime novità e pet su Adopt Me. E ci dice anche consigli per come fare trade. E ci sono anche sneak peek, ovvero significa ci sono dei piccoli, come dire, interviste con influencer, persone che lavorano nel gioco e tante altre cose. Ma la cosa dei qua, c'è scritto sneak peek, ve lo evidenzio, sneak peek upcoming legendary pets. Questo qua è super interessante, perché praticamente ci dovrebbe dire pet futuri leggendari che ancora non ci sono sul gioco. Quindi mi raccomando, se vi interessa e se volete sapere, se volete che acquisto questo libro e faccio un altro video, perché questo libro non mi ricordo quando esce, dovrebbe uscire a settembre. Quindi se volete che io prendo questo libro e vediamo insieme quali sono i pet leggendari segreti che devono ancora uscire, fatemelo sapere sotto nei commenti, mi raccomando, commentate. Ma cosa che non vi ho detto, cosa importante, che ragazzi, ho acquistato i libri e li ho qui con me, sono bellissimi ragazzi, sono questi qua. Ho acquistato entrambi perché ci sono solo questi, uno è il Dress Your Pets e uno invece è l'Adopt Me Journal. Adesso ve li faccio vedere bene 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 da vicino, ma uno è questo qua, e questo qua è spesso, è proprio un libro, e anche ci sono tante tante pagine, ce ne sono tipo quasi 100, ed è proprio un libro vero e proprio questo qua, si chiama Perfect Journal. Infatti è quello che costicchia un po' di più, costa 12 euro, mentre questo qua che costa 8 euro e il Dress Your Pets. Adesso io ovviamente li ho già sfogliati e li ho già dato un'occhiata, perché volevo dare più, cioè più che mostrarveli in questo video, adesso ve li mostro un po', ma volevo darvi più un'opinione e se ne vale la pena effettivamente acquistarli o meno, visto che io comunque sul canale dico un sacco di cose, spiego un sacco di cose su Adopt Me eccetera eccetera, e se mi seguite da un po' e giocate un po' da Adopt Me, vi voglio dire la mia opinione. Direi di partire con questo qua, che è Perfect Pet Journal. Tra l'altro non so perché è tipo si, cioè è sparaflesciato, però è così, non è super, lo metto più indietro. Ok, forse così si vede un po' meglio, però se lo avvicino tipo diventa super chiaro, vabbè. Comunque questo qua, Perfect Pet Journal, ragazzi, sono scritti in inglese, spediscono in Italia con Amazon, ma sono scritti in inglese. Come potete vedere è proprio fatto bene come un libro, cioè è proprio, come dire, è rilegato bene, ha le pagine fatte molto molto bene, è di Adopt Me, è ufficiale, quindi fantastico. E si chiama Pet Journal. Nelle prime pagine troviamo l'indice con tutti i contenuti e dove si trovano tutto quanto le varie pagine. Ci sono ben 100 pagine, ragazzi, quindi è davvero grande. E prima pagina ci sono delle cose carine comunque. Adesso vi faccio vedere, tipo questo qua è un disegno della mappa di Adopt Me. Se mi vedete che faccio movimenti strani, perché tipo non so perché non si vede bene, però è questo qua, è molto chiaro, però è fatto tipo a mano, cioè è fatto tipo con l'acquerello, una cosa del genere. Molto molto cute della mappa di Adopt Me. E andando avanti abbiamo tipo, qua vi spiegano tutto sui pet, vi faccio vedere anche com'è all'interno, vi dicono le varie, cosa sono le uova, le varie tipologie di uova, come funziona, i vari tipi di pet, le rarità, comune e non comune. Qua vi danno invece, vi spiegano tutti i locali, cioè, ed è anche abbastanza aggiornato, perché c'è già il salone, questo qua è pure aggiornato, come si chiama, il campeggio, insomma c'è tanta tanta roba aggiornata. Ok, sono riuscito a fare una specie di inquadratura, perché in realtà non so neanche se è una bella inquadratura o meno, però sono riuscito a fare con il mio programma che uso per registrare una specie, raga, una specie di inquadratura semidecente, così vi posso mostrare il libro mentre ne parlo. E come potete vedere, ed eravamo rimasti qua mi sembra ai pet comuni, e come potete vedere stavo dicendo che vi mostrano i pet, c'è la bullfrog, c'è l'otter, c'è qua c'è il mouse, c'è la formica, tutte queste cose qua. E qua vi dicono tipo altri pet comuni che ci sono all'interno di Adopt Me, tipo il pollo, il dugong, lo sloth. E dopo questo
dice tipo vi fa fare un minigame e via, passiamo direttamente. No, vi danno tipo delle tips. Anche qua vi dicono potete prendere le uova alla nursery, raga, cioè banana, cioè lo sappiamo tutti che le uova sono alla nursery, non lo so. Oppure usa la gumball machine, trovate le uova, qualcosa dice, alla gumball machine puoi comprare uova a tema, non lo so. È bello, cioè come potete vedere le grafiche sono veramente belle, tipo qua ti dà i pet non comuni eccetera, ti dà il cammello, c'era il granchio, la phoenix fox e altre cose così. Però che ne so, passando ai leggendari che magari sono più interessanti anche per voi, qua c'è un cruciverba, cioè ci sono un sacco di minigame tra un capitolo e l'altro. Però ecco qua, qua ci sono i legendary pets, vedete le grafiche sono bellissime, cioè sono fatti da loro, sono veramente veramente belle. Abbiamo l'unicorno stilizzato, la giraffa stilizzata, sono veramente belli. Qua poi ti chiede se hai la giraffa neon di spuntare, che ce l'hai, se ce l'hai mega, come si chiama, tutte queste cose qua, se l'hai schiusa, non l'hai mai schiusa. Ti dà il fellow deer, come sapete il fellow deer è uno dei miei pet preferiti in assoluto. Abbiamo il canguro, l'unicorno, l'octopus, insomma è abbastanza pieno. Però non è che vi hanno messo tutti i pet leggendari, io capisco che non si possa fare, però almeno il bad dragon, lo shadow dragon, o spiegare cosine in più, tipo non lo so, questo è il pet più raro del gioco, il pet più voluto del gioco, no, danno tipo consigli, tipo ecco qua anche, che ne so, prova a scambiare, ti dice se stai cercando un pet raro, prova a scambiare un pet anche tu raro, che poi non è neanche vero, quindi non lo so, boh raga. E qua vi fa vedere tutti i pet, vedete, carinissimi, però non lo so, cioè mi piace. Ovviamente le grafiche di Adopt Me è veramente bello, siete fan di Adopt Me è un libro molto cute, è bello, molto bello, ve l'ho detto, è proprio un libro vero e proprio, è rilegato, è fatto bene. Però non, cioè se giocate a tanto Adopt Me, no raga, per me no. Adesso l'altro libro che vi mostro è questo qua, che si chiama Dress Your Pet Adopt Me, e questo qua raga ve lo consiglio di più, almeno gusto personale, adesso vi spiego anche perché. È più a mo' di rivista, diciamo, vedete, sottilino, non è niente di che, costa infatti 8 euro, non costa tantissimo, però è fatto bene e secondo me questo qua è più interessante. Adesso vi faccio vedere bene il libro, ve lo metto come prima. E ragazzi, questo qua non so se riesco a metterlo in tutta l'inquadratura perché è veramente grande rispetto all'altro. Si chiama Dress Your Pet e come potete vedere c'è scritto ci sono 200 stickers, quindi anche questo qua molto carino, soprattutto per gli sticker raga, e costa anche meno. E questo qua mi piace un sacco. Adesso vi faccio vedere, qua ci sono le grafiche come al solito, qua vi fanno questa mega enorme cosa, foto della nursery, perché secondo loro dicono no, che ci mettete gli sticker. Io vi consiglio di non farlo, almeno gli sticker dei pet non fatelo. Però vediamo un po' come dentro. Ecco qua vi fanno vedere comunque anche qua i pet, vi dicono che cos'è, che questo qua è il cane che si trova all'interno del starter egg, insomma vi spiegano cose anche qua. E raga, questa qua è la mia parte preferita, si possono colorare. Io spero che Adopt Me faccia un libro proprio per colorare, perché non c'è neanche in programma, e io adoro colorare così per passatempo. Infatti ho già fatto la pina normale, cioè poi diceva falli neon, perché infatti dice make it neon, quindi ti chiede di colorarli neon. Però raga, boh, non lo so, cioè è tipo la giraffa neon che bianca e gialla, secondo me non lo so, preferisco farli normali pet colorati. E niente, secondo me questo qua è carino anche per passatempo, io così ogni tanto mi metto a colorare giusto per svagarmi e mi piace. Questo invece è tipo un, non so spiegarvelo, è una specie di giochino dove dovete attaccare gli sticker e si trovano al fondo pagina, poi adesso ve li mostro. Qua ti fanno vedere altri pet molto molto belli, anche queste belle le grafiche. Abbiamo la Warnus, abbiamo il Bandicoot, molto molto belli, e altri pet, qua vi dai pet rari, abbiamo la mucca che è cute, e abbiamo varie cose. Qua vi fanno vedere le uova, minigame, anche qua altri. Ah no, questo qua non è un minigame, questo qua è tipo il gioco dell'oca, però fatto qua su Adopt Me. Anche questo qua è carino, non ho ancora letto come si gioca. E questi qua invece sono i pet ultra rari, vi fanno vedere un po' di pet ultra rari. Finalmente abbiamo lo Shadow Dragon, cioè perché non mettono lo Shadow Dragon e il Bad Dragon, sono i pet più insomma famosi del gioco, più rari del gioco, non lo so. Ma qua l'hanno messo e dice Shadow Dragon e non dice niente, dice solamente di guardare la sua bocca, all'interno della bocca, perché si illumina al buio. Questo qua è vecchio raga, perché non c'è più adesso il farm shop. E qua abbiamo il Royal Palace, insomma questo qua è per attaccare gli sticker. Questo abbiamo un altro puzzle, qua invece non so che cos'è, Egg Maze, un labirinto, non so per cosa sinceramente. E poi finalmente qua vabbè abbiamo le soluzioni, ma non le guardiamo perché sennò bariamo. E qua ci sono gli sticker. Allora sì raga, ci sono sticker di pet, perché io era quello che mi chiedevo di più, perché comunque quando lo comprate non mi dice niente. Cioè avevo intuito che c'erano dei sticker dei pet, perché c'era questa pina. Come potete vedere c'è un Bad Dragon, un'ape, un gatto, una Bullfrog, un axoloto, una giraffa e un coniglio. Però sono questi pet, cioè i sticker dei pet sono questi. Felice che ci sia un Bad Dragon, perché voi sapete che è il mio pet preferito del gioco. Avrei preferito altri pet più che oggetti. Ce ne sono altri, c'è il Safari Egg, abbiamo un sacco di petware. Peccato che non ci sono i petware che utilizzo io su Drew, se no glieli potevo tipo attaccare sopra, non so se avete capito, per fare una specie di collage. Altri sticker qua, abbiamo sempre petware, abbiamo gli occhiali, abbiamo un sacco di cose. E insomma, sticker che riguardano tipo la furniture, ma
chi se ne frega, almeno per me. E qua abbiamo qualche veicolo, non so perché hanno messo questi veicoli, però sì, effettivamente avrei preferito altri veicoli, tipo delle carrozze o il go-kart, cose così, però vabbè, chi se ne frega, tanto sono veicoli. E insomma, gli sticker sono finiti qua. E nulla, direi di concludere qua questo video. Vi ho mostrato entrambi i libri e considerazioni finali. Raga, per me questo qua è bocciato, perché da consiglio un po' così, è scritto in inglese, quindi non so se può piacere a molti di voi. Carino se siete completamente nuovi, o magari, non lo so, siete super fan e volete qualcosa. Però secondo me ci sono altre opzioni migliori. Cioè, secondo me questo qua è meglio. Cioè, lo so che magari è più a rivista e quindi meno da collezione, meno libro da collezione. Però qua effettivamente non vi danno niente. Sì, ci sono più pagine, però non vi spiegano molto, non vi danno molto. Mentre qua vi danno gli sticker, avete qualche sticker del pet, potete colorare qualche pagina. E insomma, anche qua comunque vi mostrano i pet, anzi addirittura qua vi mostrano tipo pet leggendari come lo Shadow Dragon e il Fellow Deer, cose così, che non ci sono nell'altro libro. Quindi secondo me questo qua è meglio, costa pure di meno e ci sono più robe. Quindi secondo me questo qua promosso, quello lì non mi fa impazzire. In ogni modo, fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video. Se volete altri, soprattutto ve lo ad acquistare nelle prossime settimane il libro dove ci dice dei pet leggendari segreti che devono ancora uscire su Adopt Me prossimamente. Magari ci dicono qual è già il pet di Halloween. Wow, sarebbe una cosa pazzesca. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale cliccando sull'iconcina, cliccare qui per guardare un altro video. E noi ci vediamo domani. Ciao!